Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Lia, Rachele e le mandragore. Le promesse dell'amore. La contesa tra Lia e Rachele, sorelle e mogli dello stesso uomo, è dovuta all'aspirazione alla maternità, alla speranza di una discendenza felice, ma soprattutto e specialmente al desiderio di ciascuna di essere amata in modo speciale dallo sposo. È l'amore esclusivo ciò a cui le due donne anelano, l'amore umano che supera le barriere del tempo e le difficoltà della vita. Che sia così emerge chiaramente dall'episodio delle mandragore, una breve e gustosa storia raccontata in Genesi 30. Ruben, il primogenito di Giacobbe e di Lia, trova un giorno durante la mietitura del grano delle mandragore per i campi e le porta alla madre. Ora, il termine ebraico per designare questa pianta, che in ragione della sua conformazione è considerata afrodisiaca in tutte le culture, ha la stessa radice della parola amore, sicché il significato del regalo che Ruben fa alla sua mamma si colora di un senso differente. È un augurio per Lia, perché possa godere ancora dell'amore di Giacobbe. Rachele, che vede tutta la scena e che non ha ancora mai concepito, chiede alla sorella di donarle un po' delle mandragore ricevute da Ruben. Ma Lia resiste, accusando Rachele di averle già rubato lo sposo e non contenta di pretendere anche il buon auspicio delle mandragore. Rachele però non demorde e, pur di avere per sé qualcuna delle piante miracolose, concede che Giacobbe dorma con la sorella la notte seguente. L'accordo tra le due donne è stretto e Giacobbe deve ottemperare. Così quella notte si unisce a Lia e Lia concepisce un quinto figlio. Il Signore esaudì Lia, nota il testo, e la donna chiamerà il bambino Issacar, perché dirà: Dio mi ha ricompensato. Poco dopo Lia avrà ancora un sesto figlio, Zabulon, perché, penserà, Dio mi ha fatto un buon regalo e mio marito mi preferirà in quanto gli ho partorito sei figli. L'attenzione di Lia, come si vede, è ancora tutta per l'amore di Giacobbe, per l'esclusività e la predilezione di lui. Alla fine della sua vita Lia avrà anche una figlia femmina, Dinah, della cui storia avremo modo di parlare. Ma le mandragore sono una promessa d'amore anche per Rachele. Anche di lei, nota la Bibbia, il Signore si ricordò, la esaudì e la rese finalmente feconda. Così Rachele partorisce il suo primo figlio a Giacobbe e dice: Dio mi ha tolto il mio disonore. E lo chiama Giuseppe, che vuol dire abbondante, ricco, con la speranza precisa in questo nome di ottenere lei stessa abbondanza e ancora un altro figlio dal Signore. Con queste speranze si chiudono le storie genealogiche di Giacobbe. Nascerà per ultimo Beniamino, in terra di Canaan. Si insiste qui sulla grande fortuna del patriarca, perché la benedizione di Dio attira su di lui ogni sorta di bene, tanti figli e tante ricchezze, a tal punto che Labano, vedendo quanto è ricco e quanta ricchezza porta alla sua casa, non vuole più lasciarlo partire e lo trattiene quasi a forza. Ma come già per il nonno Abramo e per il padre Isacco, la vocazione di Giacobbe non è vivere nel paese dei due fiumi, ma è abitare nella terra della promessa.